Belli regà, bentornati sul canale. Dunque, ultimo appuntamento con le figurine dei mondiali. Ovviamente sto parlando di FIFA World Cup Russia 2018, perché poi passerò a tutt'altro argomento con voi oggi in questo video. Aprirò le ultime, eccole qui, bustine che mi sono rimaste a disposizione, insomma, da aprire del box. Mamma mia regà, veramente quanto tempo che è trascorso da quando ho acquistato il box. E infine, regà, voglio mostrarvi cosa che ho anche già fatto nei precedenti video. Sto parlando di quando apro le bustine Pokémon. Ovviamente alcuni di voi non l'avranno visto perché i Pokémon non gli piacciono, è giusto che sia così. Quindi ho dato una piccola infarinatura nel video. Ora invece qui lo faccio in modo esaustivo, spero, insomma, ecco, aiutandomi anche ad alzare un po' la ripresa. Eccola qui. Allora, questo è l'album da collezionista, il quale presenta il prezzo e il codice a barre, mentre affiancandolo, eccolo qui, quello che si trova con lo starter pack e credo anche con le copie omaggio. Insomma, ecco, non ci è scritto il prezzo. Ecco qui. Insomma, dettagli. Poi comunque è l'unica versione di album rispetto ai classici standard che troviamo in omaggio che riceviamo qui in Italia. Invece al di fuori dell'Italia hanno dato ben altro, ad esempio l'album versione oro, oppure in Francia addirittura bianco spettacolare, ma non lo so come va chiamato. Comunque, regà, basta così. Penso di aver detto tutto. Questo è l'album che comincerò e insieme a voi attaccherò anche la figurina numero 1, anche se c'è la numero 00. Comunque la numero 1 credo che sia un po' più fondamentale, credo. Poi correggetemi se sbaglio. Vabbè, raga, senza dilungarmi troppo, mi apro le ultime bustine rimaste. Comunque continuerò ad aprirle privatamente, a meno che, insomma, non siate interessati alle sfide che, insomma, ultimamente ho cominciato a fare con i miei nipoti. Ok, raga, quindi sta a voi decidere. Sapete benissimo che voi fate il canale, decidete tutto ciò che viene mostrato. Insomma, ecco, in sostanza. Oh, Zapata. Vediamo un po' queste ultime busine, regà. Diciamo che fino adesso di top player ho trovato solamente Neymar e due leggende, se non vado errato. Vediamo un po' queste qui. Strinic. Corluca, che poi, regà, fatemi sapere veramente ancora quanti di voi hanno cominciato questa collezione o quanti ancora devono cominciarla? Vedi il Panama, lo scudetto, ok? Caceres, Uruguay. Veramente sono interessato, anche perché se volessi effettuare scambi, darei la precedenza a voi che mi seguite. Ovviamente, regà, massima serietà, non perdi tempo, perché veramente vorrei ultimarlo questo album benedetto, diciamo così, va. Ok, Nigeria, forse già qualche doppia ce l'ho, e vorrei portarvi anche questa un contest sulle figurine, insomma, fatemi sapere. Oh, Dani Alves, un top player, ce lo mettiamo, regà. E Martial, anche idem, con patate. Ovviamente tutti i calciatori che fanno a formare la nazionale, come il Brasile, l'Argentina, la stessa Spagna, ecco, Marco Asensio, sono tutti top player, però comunque sia. Parlo di quelli che sono sulla bocca di tutti, regà. Mettiamola su questo piano, eh. Igalu. Mamma mia, nulla, nulla, nulla di buono per il momento. Anche perché, regà, c'ho ancora due, eccolo qua, vi faccio vedere. Ancora c'ho tutto il malloppo delle figurine che fino adesso ho trovato. E quindi vorrei cominciare ad attaccarle. Voglio anche sbrigarmi, perché altrimenti, oh, Mascherano, non riesco ad attaccare la numero 1, Digne. E Australia, se non sbaglio, sì. E non so, insomma, ecco, anche perché sto con la videocamera di sempre, quindi c'ho quei maledetti 8 minuti di registrazioni obbligatori, per cui, oh, Thiago Silva, l'ho già trovato, credo anche nello stesso box, e Cahill. Quindi vediamo un attimo, insomma, se ci riesco o no. Comunque l'importante è che vi porti l'apertura. Oh, leggenda Uruguay. Ora mettiti a fuoco, intanto parlo. Oh, vedi, così funziona. Funziona che? Mannaggia miseria, mi sono scordato già quel concetto che vi stavo a dire. Mannaggia. Comunque, vabbè, se non riesco a fare in tempo, comunque l'importante è che vediate ciò che trovo nelle bustine. Penso che sia molto più interessante, no? Vediamo un po', questa è la numero 26. Questi che sono? Forse i palissati, non so, raga. Sinceramente, sono stato poco
sull'album, mi sono un po' più concentrato sugli Adrenaline, piuttosto a proposito degli Adrenaline, se volete altri spacchettamenti, altri contest, fatemelo sapere. Oh, Antoine Griezmann, eccolo qua, wow, un top player, direi proprio di sì, eh. Acosta, Janson e un altro Perisic, non ci credo, regà. Cioè, nello stesso box, diciamo, non dico un'infinità, esagererei. Però cavolo, non è possibile trovare già tutte queste doppie in 50 bustine e 50 in 500 figurine. Dico male? Sì, dico male che 5x5 25 danno 250 figurine. A questo punto mi conviene comprare il box da 100 direttamente dal sito della Panini e via. Vai con lo stemma e ho scudetto nella Nigeria. Dai, ragazzi, sono rimaste le ultime bustine. Fatemi sapere veramente, commentate. Se ne volete vedere altri, oh, vedi? Vedi un po', regà? Ecco un'altra bomba. Mamma mia, Mohamed Salah. Questa sì che vale. Oh, Cavani, dai, a seguire. Higuain, no, regà, veramente. Qui chi c'è? Gamal. E infine l'Islanda. Cioè, veramente, regà, una bustina a pressione proprio stavano sti top player. Non so, ditemi voi che ne pensate, porco Giuda, chi dei tre è il migliore? Dai, un bel sondaggio. Sala, Cavani o Higuain? Vabbè, mi sto allungando troppo come al solito, vai così, veloci, ripetizioni anche per aprire le bustine perché ci metto un'infinità purtroppo, vado molto, molto rapidamente perché me ne mancano esattamente due bustine del box. Eccolo qui, un altro. Un top playerino, va, mettiamola così. Oh, squadra del Brasile. Questa la devi mettere a fuoco perché merita di essere vista come si deve. Poi che c'è? Aina, Zapata, un altro, non ci credo. Madonna santa, raga. Mi hanno riempito questo spacchettamento di Zapata. Ultima bustina, raga. Oh, Neuer, molto bene. Un altro Mori, mamma mia, Mui. Oh, Falcao, eccone un altro, anche se non è ai tempi d'oro, ma fa lo stesso, eh. Niente, regà, diciamo che in questo box l'unica bomba a mano che veramente merita di essere vista è quella di Neymar. Comunque continuerò ad aprire e a comprare bustine, fatemi sapere se ne volete vedere qui sul canale oppure ben altro, eh. Comunque sto elaborando delle novità, mi raccomando, fate i bravi, sempre a testa alta, grazie per aver guardato il video e mi raccomando con i commenti. Un buon proseguimento e a domani. Ciao ragazzi!